Un'altra foto è quella dell'intervista rilasciata il 30 giugno scorso, quella che in assoluto mi ha attirato più critiche, perché sono stato tra i primi ad avanzare l'idea di staccare la legge elettorale dalle riforme istituzionali. Ora effettivamente la riforma della legge elettorale sta seguendo un percorso d'urgenza diverso dalle riforme istituzionali, ma al momento lo stallo è evidente. I gruppi parlamentari non riescono a trovare un accordo politico, dimostrando di non sentire, di non cogliere la marea montante di una rabbia che si riverserà più forte di prima contro tutti i partiti, nel caso in cui dovesse restare l'attuale legge elettorale. Oggi la Corte Costituzionale ci ha dato qualche settimana in più. E io spero che presto si possa trovare un'ampia condivisione qui in Senato, dove la mediazione è senza dubbio più complessa ma ineludibile, nonostante i recenti sviluppi politici. Non esiterò un attimo a sostenere l'eventuale trasferimento di questo tema alla Camera dei Deputati.